Agostinacchio, Bianchi, Zoppi, Settimio, Pigini. 15 presenti, 2 assenti, scrutatori. Allora, scrutatori Zoppi, Giugioloni, Giorgetti. Allora, cominciamo, possiamo? Seduta è valida, cominciamo con l'ordine del giorno. Punto numero 1, approvazione verbale seduta precedente. Interventi? Nessuno. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Radio R, stiamo trasmettendo in diretta del Consiglio. Comunicazione del sindaco, punto 2. Non ci sono comunicazioni. Punto 3. Affidamento in concessione e realizzazione di lavori e gestione impianti termici di proprietà comunale. Project financing. Procedure atto fondamentale. Vi presento intanto il dottor Camporese Roberto, che è consulente per quello che riguarda tutta la parte economica di questo che ha verificato per conto nostro, è all'incarico di verificare questo project financing. Adesso passo la parola all'assessore Ubaldi. Buonasera a tutti. La delibera che ci accingiamo ad approvare questa sera è quella relativa alla gestione del calore. Noi abbiamo già una convenzione in atto dal 2004 per la gestione del calore. Questa concessione nel 2005, se la cominciasse all'inizio del 2005, terminava nel 2017. Nel 2017, perché erano 12 anni, nel 2017 poi abbiamo ricevuto una prima proposta per fare un project. Rispetto a quello, l'ufficio ha immediatamente chiesto al Consip, come di dovere, l'offerta per quanto riguarda questo servizio, e l'offerta arrivata dal Consip non è stata giudicata, e questo è verificabile, né vantaggiosa sotto il profilo economico, né rassicurante, chiamiamola così, sotto il profilo tecnico. Non c'era la possibilità di avere un'assistenza immediata sul luogo. C'erano parecchie ore di preavviso, e comunque non è stata ritenuta assolutamente vantaggiosa per quanto riguarda il comune di Porto Recanati, che si trova spesso, soprattutto per quanto riguarda gli edifici scolastici, ma anche gli edifici quelli ad uso ufficio, a dover far fronte a qualche non funzionamento che si presenta al momento in cui devono cominciare le lezioni o deve cominciare la giornata di lavoro, quindi dove si richiede un intervento diretto. Secondo obiettivo qual era? Secondo, ma anche primario obiettivo, era quello di ammodernare in qualche modo gli impianti, di adeguarli alle nuove norme, ma di adeguare, sono tutti adeguati, però adeguarli alle nuove norme in termini di efficientamento, in termini di risparmio energetico, in termini di tutela maggiore dell'ambiente. Per fare questo, sotto questo profilo è pervenuta una proposta da parte della CPM che chiedeva di poter aderire a un project financing. Questa proposta, dopo aver visto la Consip, dopo aver visto tutte le procedure, è stata ritenuta comunque perseguibile. Che cosa significa? Lo dicevamo ieri l'altro in commissione, è la procedura prevista dal project, che a una prima domanda nella quale la persona fa la proposta, l'amministrazione deve in termini di 90 giorni rispondere se è interessato o meno.
sempre stato e chiede l'integrazione di tutti i documenti, perché la presentazione dei documenti ha comunque un costo, perché poi i costi vanno asseverati, vanno, quindi ha comunque dei costi di presentazione del project. E a questo punto, quando la procedura è stata presentata completa, l'ufficio ha incaricato la società di cui il dottor Roberto Camporese, non mi veniva il cognome, Roberto Camporese è il presidente o comunque il titolare o comunque il professionista al quale ci siamo affidati in questa come in qualche altra occasione, ci si è affidata la farmacia sempre per il passaggio alla società e al quale abbiamo affidato la visione di tutto il materiale pervenuto. Il dottor Camporese ha esaminato tutto questo, l'ha ritenuto evidentemente conforme a quella che era la proposta. Questa proposta dice oggi noi approvate e domani mattina firmiamo la convenzione? No, questa proposta va alla stazione di committenza. La stazione di committenza, che riteniamo possa essere la più veloce, è quella di la più veloce, perché noi siamo in un regime di prorogatio, quindi prima la chiudiamo la fase prorogatio, meglio è, e prima abbiamo anche i servizi che chiediamo. Pensiamo che possa essere affidata alla comunità montana di cui San Severino fa parte, anche perché c'è un ufficio che ne ha già seguiti altri, per cui probabilmente riesce a essere anche più veloce in questo, e fa il bando di gara. Questo bando di gara viene a un periodo di 90 giorni, 60 giorni, di 60 giorni mi sembra, di pubblicazione, e durante questo periodo altre società possono proporsi per realizzare quelle che sono le finalità che sono state individuate come valide e andare a offrire anche qualcosa di più o qualcosa di diverso, ma sempre in quell'ambito lì. Di più e di più come servizi, di meglio come costi. La base d'asta è stata identificata in 167.520 euro all'anno, che è la media, è quello che stiamo attualmente spendendo. È ovvio che una offerta di questo, cioè questa è la base d'asta, se verrà aggiudicato a chi presenterà un'offerta che anziché 167 propone 155 o comunque meno o di lire meno di 2 euro meno di quello che era la base d'asta, e soprattutto se i servizi che si propone di offrire il nuovo proponente sono migliori o saranno ritenuti da una commissione che è esterna al comune, probabilmente ne fa parte del geometra B in quanto titolare del procedimento. La commissione esaminatrice finale, manco lui, ma proprio. Perché è Ruppe, quindi non ne fa parte manco lui. Esatto, quindi non è. Però sono tutte a termini di legge, avviene tutto questo a termini di legge. Quindi rispetto a questo, questa è una primissima fase, anche perché quando noi lo mandiamo alla pubblicazione a San Severino, ipotizzando che sia San Severino, come è molto probabile, non è. San Severino fa a sua volta, l'ufficio di committenza fa a sua volta il controllo di tutta la documentazione, prima di procedere al bando. E quindi la situazione è in questi termini. La richiesta è per 18 anni, prevede una serie di interventi migliorativi nella maggior parte i principali sono elencati qui, ma se eventualmente dovessero uscirne altri saranno anche eventualmente altri. Sono elencati i principali edifici che oggi si avvalgono
in pratica di quelli che si avvalgono caldaie, di servizi di questo genere, che sono in qualche modo obsoleti o comunque sono migliorabili dalle nuove tecnologie. Mi sembra che grosso modo che ho presentato quello che è il progetto, quali sono le finalità che l'amministrazione intende perseguire. Se ci sono domande spicciole, vi è stata mandata, lo dicevamo l'altro giorno, tutta la documentazione su, proprio perché Giovanni Traré, che è quello che finora l'ha seguito e ha fatto il coordinatore, ha dato l'incarico lui a Camporese, eccetera, ha esaminato tutto quello che era pervenuto e aveva piacere di evidenziare come non ci fosse niente di non presentabile, per cui abbiamo mandato tutta la documentazione. Se avete anche in relazione a questo delle domande o delle indicazioni o dei suggerimenti o delle perplessità da chiedere, il dottor Camporese e l'amministrazione è disponibile a rispondere. Interventi. Paolo Bianchi, di Città Mea. Dunque, preliminarmente vorrei far notare che è vero, noi non siamo tecnici, quindi non abbiamo neanche la cognizione di causa per poter analizzare con logica obiettiva la proposta formulata dalla ditta Impresa Financing. Però è pure vero che se anche la trasmissione dei documenti c'è stata ed è stata completa, anzi devo dire ringraziamo sicuramente il Giovanni Traré per la solerzia con cui si è adoperato, è anche da far rilevare che la trasmissione dei documenti, e sono abbastanza corposi, che si parla di decine e decine se non centinaia di pagine di documenti, è arrivata solamente lunedì pomeriggio, quindi per quanto noi possiamo analizzarle così un po' superficialmente, anche questa analisi superficiale è stata sicuramente pregiudicata dal tempo ristretto con cui ci sono stati messi a disposizione i documenti. Per quel poco che sono riuscito a verificare, a controllare della proposta formulata, io devo rilevare in questo Consiglio Comunale che ci sono alcune cose che non mi tornano e anche il motivo per cui, proprio per garantire maggiore trasparenza e tempo per poter verificare queste cose, io lo chiedo, ma sicuramente voi non sarete d'accordo, chiedo di poter posticipare la trattazione di questo punto a un consiglio comunale successivo per avere il tempo magari anche noi di rivolgerci a tecnici specializzati nel settore e verificare con loro la congruità di questa proposta. Siccome sono più che sicuro che questa mia richiesta non verrà accettata, allora vado ad evidenziare in questa sede quali sono le criticità che ho potuto rilevare per quello che mi compete. Dunque, sicuramente la prima cosa che ci balza all'occhio è che nella proposta di delibera 75 dell'8 ottobre, non so, si sente? Sì. 2019, ecco. Si dice che il servizio è in scadenza di fornitura energia termica degli impianti di proprietà comunale, è affidato attualmente alla CPM, la stessa del documento allegato, a seguito di gara di evidenza pubblica, ma in realtà questa asserzione è sbagliata, perché poi, come ha avuto modo di spiegarci anche la vice sindaco in commissione, la precedente gestione dell'apparato termico di questo comune non è stato affidato con gara pubblica e quindi è già rilevabile nella delibera di consiglio questa anomalia. Ce l'aveva detto lei stessa che è stato affidato in maniera diretta ed è in prorogatio da circa 2 anni. Il corrispettivo proposto è di 169.500, cioè sono i 167.000 più i 1.980 euro di costi fissi non soggetti a ribasso d'asta. Il termine per la concessione, cioè la concessione avrà una durata di 18 anni.
Sempre sulla stessa proposta di delibera si dice che la ditta proponente realizzerà dei lavori di adeguamento e di efficientamento per un complessivo importo di 965.000 euro, che però non è congruente con quanto è riportato poi nel quadro economico di progetto, che viceversa indica un importo di lavori per miglioramento dell'impiantistica pari a 509.000 euro. Quindi nella prima proposta c'erano questi 965.000 euro, il piano economico non era indicato né asseverato, poi ovviamente, come ci avete testé detto, è stato presentato e questa cifra all'improvviso diventa 509.000 euro. Nella parte dispositiva della stessa delibera si legge testualmente di prevedere che la scelta del concessionario possa avvenire tramite gara a evidenza pubblica. No, la norma non concede alla pubblica amministrazione la facoltà di decidere o meno se indire una gara pubblica, è prevista per legge, obbligatoria, quindi anche questa dicitura non si capisce perché ci sta. No, io sto rilevando queste le anomalie della delibera, poi io mi fermo lì all'analisi. Rimane altresì poco trasparente il fatto che la pubblica amministrazione, l'amministrazione comunale di Porto Recanati accetti di trasmettere alla stazione appaltante, quindi diciamo il soggetto che si occuperà di redigere il bando di gara, il capitolato prodotto dal proponente, quando invece ci si sarebbe aspettati che fosse stata la pubblica amministrazione a indicare il capitolato da rispettare, non recepire quello formulato dal proponente. È avvenuto così, ad esempio, se mi ricordo bene, quando è stato dato l'appalto per i parcheggi pubblici, c'era un appalto il cui capitolato è stato predisposto dagli uffici del comune, dell'ente, e poi le società interessate sulla base di quel capitolato hanno formulato le loro proposte. Qui è avvenuta la cosa inversa, il privato ha fatto, sì, però questo è un progetto dal proponente, però è ovvio che il proponente esercita un legittimo, purché legittimo, vantaggio nella formulazione del capitolato, perché è il proponente che l'ha formulato e la pubblica amministrazione l'ha recepito. Un'altra anomalia che vedo è sull'attribuzione del costo complessivo dell'appalto per la durata dei 18 anni, che è indicato nei documenti allegati per un importo pari a 3.127.140 euro. Ora, io questa cifra non sono riuscito a decifrarla, perché se dovessimo moltiplicare per 18 il costo annuale di gestione pari a 169.500, l'importo complessivo sarebbe di 3.051.000. Quindi qui sono in ballo circa 90.000 euro in più che non si capisce da dove vengano fuori. Un'altra questione che voglio far rilevare è il fatto che il rapporto sul costo di gestione annuale, il rapporto che c'è fra il vettore energia e la manodopera è pari all'80% per quello che riguarda il vettore energia e il 20% per la manodopera. Io non sono un tecnico, ovviamente non ho potuto fare analisi su questo rapporto, però avendo avuto la fortuna di confrontare questa proposta con le attuali gestioni termiche dei comuni limitrofi, parlo di Recanati, Castelfidardo eccetera, ho visto che questo rapporto difficilmente supera il 60% per quello che riguarda il vettore energia e il 40% per il costo della manodopera. Questo perché? Perché nell'arco temporale di 18 anni difficilmente il costo della manodopera inciderà così tanto in aumento rispetto a quello che è il vettore energia. Il vettore energia sicuramente è la componente di questo rapporto che sale maggiormente, quindi significa che probabilmente noi nei primi anni questi 169.000 euro li paghiamo in base a questo rapporto. Salendo molto di più il costo del vettore energia rispetto alla manodopera, probabilmente questi 169.000 euro fra qualche anno saranno già 230, 240, 250.000 euro. E quindi anche questa è una cosa che mi risulta strana. Ecco, io ovviamente non posso analizzare la bontà del dato tecnico perché non conosco questi dettagli, però regolandomi un po' sui rapporti che vedo e che mi sono stati trasmessi, devo dire anche in maniera piuttosto celere, dai comuni limitrofi, ho visto che questo rapporto non difficilmente supera il 60%. E 40.
Poi, che altro dire? Anche sulla questione della durata, ovviamente, della durata dell'appalto, si parla di 18 anni. Normalmente, anche qui, ho verificato sempre sui comuni limitrofi, che gli appalti per la gestione dei servizi, quale appunto la gestione termica, difficilmente superano i 9 anni. Perché? Perché è ovvio che anche quando si fa un appalto del genere si prevede all'inizio l'installazione di impianti energetici moderni, diciamo, quindi aggiornati, che abbiano un'efficienza al momento dell'appalto sicuramente superiore a quelli che sono già in essere dalla precedente gestione, ovviamente questi impianti per loro stessa natura subiscono un certo grado di obsolescenza ed è per questo che la pubblica amministrazione difficilmente arriva a fare appalti superiori a 9 anni, perché poi impianti che facciamo oggi fra 18 anni saranno sicuramente obsoleti e da sostituire. Ecco perché anche la durata temporale di questo appalto mi sembra spropositata rispetto a quelli che poi sono i benefici percepiti dall'ente. Forse i benefici sono più per la ditta proponente. Insomma, per tutte queste ragioni e anche per il fatto che comunque vedo che è vero che c'è stata una proposta di convenzione da parte della Consip che il Comune ha ritenuto non vantaggiosa per l'ente e quindi ha preferito proseguire nell'accoglimento della proposta formulata in project financing dalla ditta CPM, devo dire anche qui che in realtà c'è qualcosa che non mi torna, anche perché da quello che vedo c'è un aggiudicatario provvisorio per il lotto Marche che appunto fa capo alla Consip relativa al servizio di facility management, che ha chiesto in più occasioni di incontrare anche l'amministrazione comunale e verificare se potessero essere ritoccate le offerte formulate dalla Consip, anche in ragione del fatto che la Consip conserva un privilegio, un diritto di prelazione nella gestione termica della pubblica amministrazione. Ecco, anche su questo dato devo dire che non ho visto riscontro da parte dell'amministrazione comunale delle richieste fatte dalla Consip, che tra l'altro normalmente fa appalti di 6 anni in 6 anni, quindi sarebbe ancora più vantaggioso affidarlo a un soggetto che ogni 6 anni comunque è disposto a rivedere i parametri, a rivedere l'impiantistica, eccetera. Diciamo che per tutte queste ragioni la proposta così formulata a noi sembra chiaramente deficitaria per il Comune di Porto Recanati. E il motivo per cui magari chiediamo, proprio perché ci avete chiesto oggi suggerimenti, è ovvio che noi i suggerimenti li facciamo adesso, ma se tanto voi approvate questo testo, i suggerimenti di oggi vanno in fumo. Quindi chiedo espressamente al sindaco e al segretario comunale se è possibile tornare su questo argomento e trattarlo sul consiglio comunale successivo al presente, per poter avere maggiore condizione di caso e magari formulare suggerimenti sì più congrui e legittimi per il Comune di Porto Recanati. Grazie. Altri interventi? Zoppi. Loredana Zoppi, Uniti per Porto Recanati. Noi innanzitutto in relazione a questa proposta di finanza di progetto della CPM rileviamo, cosa che abbiamo già fatto anche molte altre volte, che questa amministrazione si dimostra priva di iniziativa e di capacità progettuale e quindi vi sopperisce poi affidandosi alle iniziative di privati. È già capitato, lo abbiamo visto, qui a Porto Recanati non sono sindaco, vice sindaco, assessore preposto o giunta a proporre idee o progetti per il futuro della nostra città. È il privato di turno che sviluppa il proprio business e poi lo sottopone all'approvazione della maggioranza di governo. Lo ha detto anche il consigliere Bianchi che mi ha preceduto, nessuna amministrazione che persegue un interesse pubblico affiderebbe mai ad un privato un servizio, qui parliamo di gestione termica, per la durata di 18 anni. Tanto per fare un esempio spicciolo, neppure nella gestione insomma del condominio magari si affida l'appalto della manutenzione dell'ascensore per un periodo così lungo. Con il project financing già sul Kurzal abbiamo avuto modo di dimostrare che quando è il privato a fare una proposta certamente l'interesse perseguito è più privato che pubblico.
E peraltro, ecco, dopo aver già affidato alla CPM la gestione della pubblica illuminazione per 25 anni e dopo aver verificato sulle tasche dei cittadini di Porto Recanati l'antieconomicità del contratto concluso, oggi ci si chiede di aderire al progetto promosso dalla stessa ditta, con cui si chiede di affidare appunto a un soggetto terzo, diciamo così, per 18 anni l'esercizio, appunto abbiamo sentito, degli impianti termici, la loro manutenzione ordinaria, la riqualificazione energetica, addirittura la fornitura del combustibile. Si andrebbe poi, così come ha illustrato l'assessore Ubaldi, a fare un bando per la fornitura, possiamo dire così, però di un vestito su misura che la CPM ha già realizzato per noi e, diciamo la verità, insomma, abbiamo consapevolezza che poi nessun altro in realtà potrà realizzare la stessa cosa. Vi ricordiamo peraltro che con l'affidamento della pubblica illuminazione alla gestione privata dicevate che il Comune avrebbe avuto un considerevole risparmio di spesa. Siamo passati nell'arco di circa 7 anni da una spesa annua di 350.000 euro a oltre 500.000 euro, senza contare i lavori extra canone e le nuove realizzazioni impiantistiche. Ora poi magari il tecnico ci vorrà illustrare su questo punto, però ci sembra che anche in questo caso, un po' l'ha detto mi sembra anche il consigliere Bianchi, diversi sarebbero i lavori extra canone e poi si porrebbe appunto a causa dell'obsolescenza il problema della realizzazione poi di nuovi impianti, il che sicuramente porterebbe a un aumento considerevole dei costi secondo noi. Per cui, ecco, di fronte a una proposta del genere, noi assolutamente, anche a nome insomma dei cittadini che rappresentiamo, insomma, che pagano le tasse, noi non siamo d'accordo. Buonasera, Marco Settino, Porto Recanati a cuore. Ma chi mi ha preceduto già ha avuto modo sicuramente di anticipare un pochino quelle che potevano essere alcune, non tutte, alcune delle perplessità che noi abbiamo. In primis il fatto che chiaramente la vastità di documenti che ci sono stati sottoposti e il pochissimo tempo che abbiamo avuto per poterli controllare è stato un grosso handicap. Questo ci pone in grande difficoltà, ma non tanto per il fatto che non solo diciamo per il fatto che ci possa dare una mancata visione totale, ma quanto perché poi non ci pone nemmeno nella condizione eventualmente di poter dare dei suggerimenti o per poter collaborare magari a migliorare quello che potrebbe essere l'aspetto di questo project finance. Detto questo, noi come gruppo non siamo mai stati contrari per principio al project financing di per sé, purché questo chiaramente abbia condizioni atte a portare un vantaggio chiaramente alla comunità. Le criticità, come dicevo prima, sono già state in parte anticipate da chi mi ha preceduto nell'intervento. Sicuramente i 18 anni ci pongono un attimino di perplessità in virtù del fatto che, appunto, come si diceva, macchinari possono andare in obsolescenza, perché comunque sono macchinari che vengono usati spesso e sollecitati, dunque, e questo ci può dare il problema chiaramente di dover poi trovarci ad affrontare delle spese ingenti ancora. Chiaramente anche il divario che c'è in questa offerta, tra il rapporto che c'è tra l'energia e la manodopera, che mi sembra sia 80-20 se non vado errato, anche questo ci sembra un pochino esagerato, sbilanciato diciamo nei confronti del privato, per le motivazioni che prima, non sto a ripetere, che prima Bianchi appunto ha elencato. Detto questo, è evidente che questa situazione di di perplessità che noi abbiamo sta appunto in questo, ecco, nel fatto che non abbiamo avuto la possibilità di poter dare uno sguardo serio su questa proposta, che appunto, come diciamo, ha diversi ed importanti aspetti tecnici. Mi sento comunque, ecco, per concludere il mio discorso, di appoggiare quanto richiesto dall'assessore, dal consigliere Bianchi, se c'è la possibilità di poter rivalutare, di discutere un attimino con un pochino più di tempo
quanto appunto stasera invece ci apprestiamo a votare e discutere. Grazie. Sì, Sandro Pisini, Movimento 5 Stelle, e anche io mi allineo con le critiche fatte dai colleghi consiglieri. E praticamente bisogna sottolineare le criticità di questa proposta, che di fatto così come oggi la rendono non ricevibile da questo consiglio a nostro parere. L'obsolescenza degli impianti, la quota energia, il fatto che comunque bisogna sempre cercare per il comune una convenzione a maggior convenienza economica, quindi questa convenienza economica la dobbiamo vedere nell'arco temporale, in proiezione, in simulazione. Non basta semplicemente una fotografia, tanto più se questa fotografia ci ha dato a dei dubbi e a delle perplessità. In sintesi, un capitolato d'appalto secondo noi troppo sbilanciato a favore del privato. Una cosa, poi passo la parola. Allora, rispondo su alcuni delle... Ubaldi insieme alla gente. Rispondo su alcuni principi generali che avete fatto, che avete richiesto. Allora, gli obiettivi, io tra l'altro non sono abituata a ripeterli, perché quando viene mandata una documentazione dopo è scontato che viene letta e che quindi già ce l'avete tutti quanti. È vero quel discorso che in precedenza non c'è un errore, è un errore di battitura, e quindi sulla prima pagina, che non era stato affidato, era stato affidato dalla Giunta Giampaoli, forse lo ricorderà Agostinacchio, all'inizio per 5 anni, nel 2004 noi l'abbiamo rinnovato per 5 anni, poi noi, la Giunta Fabbracci, l'ha rinnovata per 5 anni, poi è subentrato l'installazione del servizio di aria condizionata al palazzo nuovo del comune, per cui c'è stata una richiesta, è arrivato anziché 5 anni 12 anni. Allora, e complessivamente erano già 17 anni quelli che ci aveva la stessa società. Oggi noi andiamo a cambiare sostanzialmente tutti gli impianti di Porto Recanati, di pubblici, tutti gli impianti li andiamo a... Io adesso, se il 20%, cioè, come tutte le cose nuove, ovviamente ci hanno meno bisogno di manutenzione, ma la manutenzione è comunque a carico della ditta. Gli anni vengono fuori dall'investimento che è previsto. Adesso sulle cifre io ho già detto che non le seguo, non le ho seguite mai, però c'è il dottor Camporese che evidentemente ha fatto, ma ho visto anche Daniele Re qui nel corridoio, che non ho capito perché non entra. Ma quindi rispetto a questo, cioè il numero degli anni è determinato da quello che tu vuoi. Se tu vuoi un investimento che è sostanzioso, e chiaramente quell'investimento va spalmato in un numero, se no diventerebbe una cifra più alta per un numero che poi il privato faccia anche il suo utile, è ovvio, però i comuni, ragazzi, non so dove vivete, ma i comuni non possono gestirli in proprio questi servizi, non ce l'hanno la possibilità di gestirli in proprio. Non sto parlando la Zoppi diceva che non era che darli a sempre all'esterno i servizi, non ce l'abbiamo, ci abbiamo il personale manco per quello che dobbiamo fare come essenziale. Oltretutto non è soltanto una questione di servizi, perché di impiantistica o altro. L'aggiornamento normativo, cioè, e loro debbono comunque fare tutta la prevenzione incendi e acquisire tutti i pareri di prevenzione incendi, tutti gli espositivi, tutta la documentazione sugli scarichi dei fiumi, ma sono una serie di incombenze che evidentemente o le dai all'esterno a qualcuno e le paghi,
ma che noi internamente non siamo in grado di fare, nel modo più assoluto. La soluzione, che poi Recanati non lo so come l'ha fatto, se l'ha fatto fare tramite la Stea, perché è probabile che Recanati la gestisca la Stea, questo, una società della Stea per capirci, una, questa questione. Ma in giro hanno una serie di altri, tutti stanno gestendolo fuori del comune, sia il calore che la luce. Per quanto riguarda la luce, io poi ascolto, dice pagavamo di meno, poi siamo andati a pagare di più. È vero, ma è vero pure che ci sono più pali della luce, ed è vero pure che abbiamo chiesto delle cose aggiuntive, è vero pure che abbiamo una serie, cioè non è, se noi altri domani, anziché gli impianti, che sono definiti qui, dovessimo aprire un palazzetto dello sport, dovessimo aprire una cosa diversa, beh, non è che possa rientrare lì dentro, è evidente che, oppure se ci rientra aumenta qualcosa, mi sembra quantomeno ovvio. E nel project financing non sono io che stabilisco i parametri del project, il project lo presenta il privato sapendo quali sono gli obiettivi dell'amministrazione, che è l'efficientamento, il risparmio energetico, la tutela dell'ambiente, la riduzione dei fiumi, dei fumi e quant'altro. Allora, rispetto a questo, tra l'altro vedrete che anche più tardi ci sarà un altro punto che va in questa direzione, perché è un obiettivo di questo, dovrebbe essere tutta l'amministrazione, ma sicuramente un nostro obiettivo, quello di migliorare comunque la condizione dell'ambiente. E i parametri, cioè per dare il privato, ma quei parametri l'ufficio prima di procedere li controlla se gli va bene, li verifica uno per uno, e se ci è voluto tutto questo tempo per arrivare a dire è presentabile la proposta, mandiamola a gara, questo significa che tutta quella fase di esame è stata già attentamente fatta. Adesso se sulle cifre io non metto lingua, e eventualmente c'è anche Daniele Rema, lo faranno loro per quanto riguarda. Dopodiché quella è la base d'asta e ci può essere l'offerta migliorativa, ma non credo che, se magari arrivasse un'offerta migliorativa, perché se arriva un'offerta migliorativa anche chi l'ha proposta è costretto a fare quella, anche chi l'ha proposta, sì, ho capito, ma uno potrebbe, allora, ma non c'è un'altra strada, non esiste un'altra strada, potevi fare una gara in proprio, ma era uguale. Allora, nella gara in proprio tu facevi, te dovevi fare i parametri, insomma dovevi fare tu quello che fa oggi, che ha fatto il privato, dovevi vedere i costi, dovevi vedere tutto quanto, ma il risultato era lo stesso identico, perché non è che è arrivata una proposta e quella è venuta qui sul tavolo, assolutamente no. Penso che avrete visto che ci stanno diverse determine anche del geometra re, proprio per l'integrazione della documentazione, per tutto quello che è servito ad adeguare la situazione. Quindi io mi taccio sotto questo profilo e passo la parola al dottor Camporese prima di tutti. Per alcune cose, per quello che ha verificato. Per quanto riguarda il discorso della prima di quelle righe, adesso lo correggiamo e facciamo una correzione che mettiamo agli atti, quindi la correggiamo da subito, che non era stata fatta con gara, ma è stato un riferisce prima di geometra re, che ha una competenza gestionale migliore. Capire una cosa al geometra re. Innanzitutto chiarisco che il capitolato speciale d'appalto è stato redatto dall'ufficio e approvato dall'ufficio, perché non può essere altrimenti che la ditta non propone il capitolato speciale d'appalto. E quindi il capitolato è stato da responsabile del procedimento redatto da me e ovviamente vagliato da dottor Camporesi. Quindi questo è necessario subito far chiarezza in questo. Poi il dottor Camporesi illustri sotto il profilo economico-finanziario il discorso, insomma. Ok. Beh. Prego, dottor Camporesi.
sono solo alcune osservazioni sull'attività di verifica. Ovviamente la prima parte dell'analisi è stata quella di verificare che dal punto di vista strettamente formale la documentazione fosse coerente e rispondente alle disposizioni di legge. Quindi noi come studio di commercialisti assistiti da alcuni legali abbiamo voluto verificare che fosse rispettata la norma. Quindi abbiamo esaminato la proposta presentata dal proponente ai sensi dell'articolo 183 del codice dei contratti. La proposta era strutturata con una fase illustrativa, con un conto economico prospettico e con quegli indicatori che erano, sono richiesti genericamente per questo caso di specie. Inoltre, con l'occasione, visto che il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Autori Commercialisti aveva appena emesso le linee guida per il controllo e le analisi dei project, abbiamo utilizzato questo documento e siamo quindi andati a verificare che le indicazioni richieste dal Consiglio Nazionale del mio ordine, perlomeno, non quello dei legali, fossero state riportate. Il piano, oltretutto, era anche asseverato, come prevede la legge, quindi una società specializzata e iscritta in un apposito albo ha asseverato il piano, il che significa che ha valutato che gli elementi indicati fossero fra loro coerenti, tanto da poter essere giudicati sotto la responsabilità di questa società che appunto sotto la propria responsabilità asseverava il piano economico. Ora, da un punto di vista formale, dall'altro punto di vista formale abbiamo ripreso attraverso il nostro foglio di calcolo tutti gli elementi del piano proposti e abbiamo ricalcolato tutti gli indici per vedere che fossero corretti dal punto di vista strettamente matematico e anche questo risultato ha dato esito positivo. Arrivati a questo punto, quindi, la proposta del proponente era conforme alla legge, corretta dal punto di vista economico, dal punto di vista matematico, ed era asseverata dalla società proposta che per legge doveva rilasciarlo. Questo da un punto di vista della forma. Quindi abbiamo riferito al dirigente che la proposta era completa, matematicamente corretta ed era supportata dall'asseverazione prevista per legge. Dal punto di vista del merito del contenuto del piano, quindi non del capitolato, abbiamo ravvisato che ovviamente gli indicatori davano come responso che a fronte di quel canone per quell'investimento, quel tempo era necessario per il ritorno dell'investimento, per il cosiddetto payback, cioè il fatto che l'investitore per quella, il proponente per quell'entità di investimento con quel canone di remunerazione avesse un equilibrio di questa vicenda. Gli indicatori voi li trovate, sono quelli che oggi si usano anche per le analisi bancarie e quindi l'equilibrio del piano era anche garantito dal punto di vista sostanziale. Questo un po' era un ragionamento che anche il vice sindaco aveva affrontato. Le dimensioni di alcuni parametri finali, tempo di durata, sono in funzione con i parametri iniziali che sono entità dell'investimento e remunerazione che riceve l'investitore. Ovviamente è uno stretto equilibrio economico-finanziario. Fatta questa premessa, poi abbiamo fatto un altro tipo di analisi e abbiamo verificato l'altro aspetto fondamentale, che nella sua proposta si addossasse i rischi, quantomeno due tipi di rischi previsti dalla normativa. I rischi sono tre: il rischio di domanda, il rischio di disponibilità e il rischio di costruzione. Il rischio di domanda in questo caso non poteva essere addossato al proponente perché la remunerazione avviene direttamente dal comune e abbiamo quindi sollecitato anche con un scambio di corrispondenza col dirigente a rafforzare notevolmente le clausole che addossavano la responsabilità al proponente o futuro aggiudicatario o futuro colui che sottoscriverà il contratto in termini di rischio di domanda e rischio di costruzione, cioè tutti debbono indicazione, quindi c'è una responsabilità contrattuale perfetta in base alla quale tutte
le manchevolezze, quindi gli inadempimenti riconducibili al malfunzionamento e alla malcostruzione, debbano ricadere in capo al soggetto proponente. Quindi anche sotto il profilo del capitolato legale verificato che questi principi fossero esattamente riportati e trasportati all'interno, ovviamente nell'interesse dell'amministrazione comunale. Poi è ovvio che a questo punto questo è un procedimento iterativo, andiamo avanti, la procedura di gara sarà quella che sancirà la migliore offerta in assoluto. La prova del mercato, come si dice. Grazie, dottor Camporesto. Quei numeri forse più il geometra conosce il contenuto diretto, perché io solo... Qual erano quei numeri che non te riportavano? Ecco, questi sono dentro la capitale. Esatto, quella è la moltiplicazione. Sì, effettivamente dal computo medico estimativo con il relativo applicato con l'applicazione del pezzale regionale l'importo di lavori ammonta a 965 e precisamente nel 900. Poi nell'ambito ovviamente del PES vengono riportati i costi reali ipotetici che un'impresa che in qualità appunto di ESCO, che la ditta che ha proposto l'intervento, mettono i costi reali che sono che effettivamente il comune se avesse dovuto procedere a un appalto avrebbe dovuto appaltare per 965.000 euro, mentre se un'impresa ovviamente conoscendo già i costi del mercato e tutto il resto nel PES ovviamente indica i costi effettivi che sostiene per appunto per eseguire questi interventi sostanzialmente. No, di 509 è precisamente 509 più i 127, mi sembra che sono oneri finanziari, perché effettivamente viene fatto da un ammortamento relativo ai costi che vengono improntati dall'impresa, quindi ammortizzati nel corso degli anni. Esattamente, quindi so benissimo il contegno che da prezzari regionali relativamente a impianti elettrici o a impianti della fattispecie effettivamente ricordo sicuramente dei ribassi 30-40% per determinati importi. Quindi siccome parliamo di una procedura che deve essere sottoposta, viene pubblicata e quindi qualsiasi ESCO può partecipare, che effettivamente ha le qualità e le capacità per poter partecipare, quindi questo si tratta di uno studio di fattibilità e quindi come tale ritengo che sia sufficiente per poter appunto qualsiasi impresa poter aderire con le proprie proposte, la propria iniziativa per poterla valutare, perché ci sarà poi una commissione tecnica che non sicuramente di cui non potrò partecipare perché sono in qualità di RUP con conflitto ovviamente della trasparenza, e quindi sarà una commissione tecnica specifica che valuterà tutte le varie proposte e poi ovviamente ai sensi dell'articolo 183 relativo appunto al project financing, quindi preciso che si tratta di un'opera che non era stata prevista nell'ambito della programmazione annuale, perché di fatto veniva soltanto proposta la gestione, cosa ben diversa effettivamente da un intervento fatto da una ESCO che è quello per l'appunto di eseguire un investimento, di apportare un investimento migliorativo sotto il profilo dell'efficientamento energetico e quindi con difficoltà il Comune avrebbe potuto sostenere una spesa, incontrare una spesa di 965.000 euro per poter mettere in appalto determinate opere. E siccome presumo che le qualità tecniche che effettivamente sono state riportate e proposte, se non altro quindi parliamo di impianti di cogenerazione, in particolare relativamente ai pezzi scolastici, perché hanno una maggiore incidenza sotto il profilo del consumo, e come relativamente il discorso di la sostituzione di quasi tutte le caldaie ad alta condensazione, quindi con risparmi che ne se ne conseguono dal 30-40%, e per non parlare poi di impianti di cogenerazione alimentato a metano che effettivamente ne conseguono un altro 30% per il motivo che praticamente è produttore di calore ed energia elettrica in questo caso, sto parlando in particolare del plastico della Enrico Medi,
e, oltre a tutto il discorso della telegestione, telecontrollo e teleriscaldamento ovviamente mi riferisco sempre al personale scolastico della scuola Enrico Meli, quindi alla scuola primaria, secondaria di primo grado e palazzetto dello sport, che è quello che ha una maggiore incidenza in questi termini. E, quindi per queste caratteristiche diciamo che vengono proposte le cose che il Consip non propone, interventi della fattispecie così corposi, ecco da qui ovviamente, dato il rapporto dell'investimento, si apre uno scenario che porta effettivamente una certa lungaggine nel ritorno economico da parte dell'impresa, che però effettivamente non può essere valutato. Per questo è stato opportunamente sottoposto a un esperto in tema di appunto di economia, quindi di valutazione sotto l'aspetto economico-finanziario, che così tale da poter appunto garantire, se non altro, di dare il primo passo per poter immettere sul mercato un progetto di cui qualsiasi società ESCO, quindi con le direttive europee, quindi non mi sto a dilungare su questo argomento perché ultimamente effettivamente le ESCO sono le società importanti che sono proprio in sede di Commissione europea, sono indicate appunto per gestire e servire il calore. Quindi siamo partiti nel corso di un'analisi, abbiamo il possesso di tutti gli ABI, attestati di prestazione energetica di tutti gli edifici. Certamente sarebbe stato più orgoglioso presentarsi con un discorso di diagnosi energetica, un edificio, parlare di diagnosi energetica, però effettivamente è molto oneroso fare così, quindi adesso ci riserviamo appunto al momento del collaudo poi di eseguire anche questo intervento a costo facendo supportare all'impresa praticamente che vince la gara sostanzialmente. Quindi non so se sono stato chiaro oppure devo aggiungere qualche altra precisazione. Yes, Bianchi. Bianchi, Cittadina. Guardi, io ringrazio il dottor Campolese e il dirigente Geometra Re per le spiegazioni tecniche che hanno dato. A questo punto però mi viene ancora di più il dubbio e il sospetto che questa offerta, questa proposta di project financing risponda più all'interesse del privato, perché nel piano di ammortamento ovviamente che il dottor Camporese ha esposto quale ovvio rientro dei capitali investiti dalla società committente per l'appalto che si appresta o probabilmente si aggiudicherà, e ovviamente è stato calcolato sulla base di questa cifra di 965.000 euro per quello che riguarda l'impiantistica realizzabile. Poi dopo invece sul piano economico fornito dalla società, se effettivamente è quel ribasso che lei dice. No, assolutamente. Non è così. No, assolutamente no. Ah. Nel quadro economico dello studio se avete gli elaborati due quadri economici a pagina 120, 121, insomma. Due quadri economici. Va bene, sì. Dello stato di fatto e dello stato di progetto. Okay? Quindi la differenza, ripeto, tra il computo medico estimativo e un coso è praticamente un'ipotesi media di mercato, che è quella che effettivamente porterebbe a quel prezzo sicuramente di 504, oltre gli oneri di difesa relativi alle cose. Quindi io garantisco, poi preciso una cosa, che l'offerta, ovviamente la gara sarà basata con incidenza sull'offerta tecnica pari al 70% e l'offerta economica, questo lo è per lì, non può superare il 30%. Quindi con questa ovviamente si dà una certa precedenza, ovviamente detto tra virgolette, a una politica relativa a un discorso di efficientamento energetico, perché se noi pensassimo la cosa più semplice per l'ufficio sarebbe stata quella di prendere Consip, andare con Consip e lo stavamo tutti tranquilli, però lamentiamoci, poi non voglio minimamente pensare ai costi di sostituzione delle caldaie, pensare ai costi delle riparazioni e di tutto il resto, sarebbe un business, cosa che Consip non sente, quindi nella tranquillità che questo prodotto poi effettivamente vada sul mercato,
effettivamente mi sento nella massima tranquillità di poter questo, che poi ci auguriamo tutti che quando sia possibile avvenga questo, perché effettivamente se si crede in una politica di mercato relativa a una politica di efficientamento energetico, quando effettivamente magari potrebbe essere stata quella di due scuole che sono state fatte qui a Porto dei Canati, relativamente sto parlando della scuola materna e della scuola della scuola Enrico Levi, effettivamente sono stati eseguiti in interventi a cappotto che non hanno radicalmente trasformato l'aspetto energetico dell'edificio, sia per un involucro che tutte le pareti verticali sono state isolate, ma non c'erano poi la possibilità di poterlo fare per quelle orizzontali, e quindi per ovvi motivi tecnici, e quindi si sta per piccoli passi avvicendando verso questo discorso, insomma. Quindi ripeto, è un prodotto, cioè uno studio di fattibilità che viene messo sul mercato, da lì ovviamente si apre uno scenario che ovviamente cui i rispettivi tecnici che saranno chiamati a far parte della commissione, che non può essere diversamente da persone esperte, e quindi abbiamo due punti e qui si apre uno scenario, insomma. Concludo solo con una riflessione. Dunque, proprio perché ci sono diversi aspetti tecnici di particolare delicatezza, e visto che insomma la materia riguarda un appalto anche piuttosto corposo, ingente, perché si parla di circa di più di 3 milioni di euro, e vista che la durata temporale, ancorché sia stata valutata congrua per il rientro dell'investimento fatto dal proponente per l'appalto eventualmente da aggiudicarsi, credo che sia opportuno concedere a noi, che purtroppo siamo completamente, perlomeno io parlo per quello che mi riguarda, io sono completamente a digiuno di materia, sono ignaro di quelli che sono gli aspetti tecnici di questa vicenda, visto che i documenti noi li abbiamo avuti solo lunedì, per quanto siano completi, e di questo la ringrazio, geometri, però purtroppo noi avremmo avuto anche il piacere di sottoporli magari a tecnici nostri, esterni, qualcuno con cui confrontarsi, per poter poi arrivare a suggerire effettivamente, come richiesto dal vice sindaco, se effettivamente c'è la possibilità, suggerire qualche smussatura di angolo, qualche, non lo so, qualcosa che riguarda anche l'offerta tecnica, o perlomeno un riequilibrio del bilanciamento tra la parte del vettore energia e quella della manodopera. Ecco, io chiedo solo questo al sindaco, se è possibile effettivamente, vista che la materia è particolarmente delicata e importante di un appalto che comunque ha una entità piuttosto sostanziosa per il Comune di Porto Real, se è possibile tornarci in un altro consiglio comunale per poter avere magari maggiore contezza. Grazie. Allora io chiederei se ci sono altri interventi, anche di chiarimento su quanto detto fino adesso, intanto, cioè chiudiamo una parte. Domande al dottor Camporese piuttosto che al geometra Re. Allora io chiedo 5 minuti di sospensione del consiglio per poter un attimo vederci, e poi tra 5 minuti riprendiamo. Tutti d'accordo? Chi è favorevole a sospendere 5 minuti la seduta? Grazie, all'unanimità. Per quello che riguarda invece la richiesta della posticipazione della trattativa, ci sentiamo di dire che per approfondire quindi rivedere un po' la progettazione, i tipi di caldaia, com'è la cogenerazione e tutte queste cose qui, non ci vuole una settimana di tempo. Cioè un tecnico specializzato gli ci vuole parecchio tempo. Per cui in una settimana noi non riusciremmo a risolvere nulla, se non probabilmente rimettendo in discussione di nuovo tutta questa progettazione, che come avete visto è stata accurata, approfondita, sono state fatte scelte, perché addirittura avremmo anche potuto fare una scelta diversa con il 115, che permetteva, forse molti comuni l'hanno fatto, un appalto addirittura diverso rispetto a chi già ce l'ha. A noi questo non ha interessato, perché lo scopo
era un altro, era quello comunque di garantire questo maggiore efficientamento, e quindi abbiamo seguito quest'altro tipo di discorso che è aperto a tutti, e quindi anche in fase di gara chi vuole partecipare in maniera migliorativa probabilmente potrà anche presentare un progetto di tipo migliorativo, se esiste, come tutte le cose che secondo me possono essere vagliate e migliorate. Quindi noi crediamo, per queste motivazioni, che non si tratta di una settimana di tempo per fare un lavoro serio e approfondito, non siamo d'accordo nel concedere la proroga, nel senso nel non chiudere questo punto questa sera, vista anche l'urgenza e la necessità di portare a compimento un qualcosa che, sulle quali occorre correre. Interventi? Allora, votiamo la richiesta di rinvio rispetto da parte principalmente del consigliere Bianchi. Quindi chi è favorevole al rinvio alzi la mano. 5. Contrari? 11. Quindi il rinvio non è approvato. Dichiarazione di voto. No, volevo un attimo dire. Dobbiamo modificare quelle modifiche. Ecco. Quella modifica che dovevamo mettere, quindi il terzo capoverso della prima pagina della delibera. Preso atto che a scadenza il servizio di fornitura degli impianti di proprietà comunale affidata all'ETA CPM gestioni tecniche, a seguito di rinnovo effettuato nel 2014 e successiva proroga tecnica, quindi senza, era un affidamento diretto di 5 anni prima del 2004, quindi del 1998-99. No, quella dei numeri, però quella dei numeri mi pare che hanno detto che era corretto. C'era un'altra del costo complessivo da fare, che è il caso di 3 milioni. 3 milioni. Dove risulta questa spesatura? A che pagina è, scusami? Non c'è questa pagina. È sulla delibera. Non può essere sulla delibera, perché non c'è un altro documento. Questa è la delibera, Questa è la delibera. No, sulla delibera io non. Ce n'era una. 169.500. 167. Dare atto che viene quantificato provvisoriamente in 25.000. Sono spese tecniche. Io altre cose non. Io sulla delibera, sul testo della delibera non c'è. Sul testo della delibera non c'è. Per quello non l'avevo segnato prima, perché erano numeri presi probabilmente dalle tabelle. Scusa, comunque i numeri l'hanno controllati tutti, quindi.
Allora dobbiamo votare questa correzione sulla proposta del responsabile del quinto settore sull'adozione dell'atto deliberativo. Il terzo capoverso, dove c'è scritto che era affidato alla ditta CPM gestioni tecniche a seguito di gara di evidenza pubblica e successiva proroga tecnica, va sostituito affidato alla ditta CPM gestioni termiche a seguito di rinnovo, scusa, di affidamento, rinnovo affidamento diretto del 2004. Ecco, rinnovo affidamento diretto del 2004 e successiva proroga tecnica. E successiva proroga tecnica. Quindi votiamo prima questa variazione, che è favorevole alla variazione che ho appena detto, alzi la mano. Allora, contrari, nessuno, uno, allora diventano 15 e un contrario, astenuti ovviamente nessuno. Detto questo passiamo alla votazione complessiva del provvedimento. Quindi, siamo votati? Sì, sì, votati. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Cittadina, dunque, le criticità che avevamo rilevato, Sindaco, non è che riguardavano la tipologia di impianto, di caldaia a gas o questa e quella, non riguardava nulla sullo specifico tecnico. Erano perplessità che per certi versi non sono state poi schiarite né dalla vice sindaco e né ovviamente dai tecnici interpellati, perché loro si basavano semplicemente sulle valutazioni che gli sono state chieste. Le nostre perplessità si concentrano sostanzialmente su due aspetti fondamentali: i 18 anni della durata dell'appalto e il rapporto incidente sul costo annuale di gestione tra vettore energia e manodopera di 80% vettore energia e 20% manodopera. Ecco, sono queste le nostre perplessità sulle quali avremmo voluto ragionare meglio. Tenga presente, Sindaco, che, le ripeto, noi abbiamo avuto questi documenti il lunedì. Se anche avessimo voluto studiarceli e suggerire qualcosa senza avere la dovuta condizione di causa, avremmo dovuto almeno avere una decina di giorni di tempo. Quindi, o ci dite che tanto quello che arriva via PEC è già tutto già stabilito, non c'è possibilità di rivederla, di trovare anche un tentativo di collaborazione sinergica con la maggioranza da parte di noi opposizioni, perché a quel punto significa solo che voi andate dritti per la vostra strada e le nostre perplessità, le nostre criticità lasciano il tempo che trovano. Lei parla di urgenza, urgenza quale? Sono già 2 anni di prorogazione di questo contratto, io credo che anche un mese e mezzo in più per approvare questa delibera non avrebbe pregiudicato un criterio di urgenza, visto che, ripeto, già siamo da 2 anni in prorogazione. Io devo solo fargli rilevare una cosa, a prescindere da chi sia il soggetto che acquisirà l'appalto, eccetera, qui c'è un soggetto, Porto Recanati, che gestisce, che ha in mano la gestione termica. Complessivamente, considerando i 17 anni precedenti, i 18 che vi apprestate a dare, di 35 anni, un soggetto che, quale titolare dell'impresa ovviamente, o comunque l'impresa che progettisce questo servizio, lo ha fatto in un comune e lo farà per 35 anni. Se non è monopolio questo. Comunque, ad ogni modo, il gruppo Città Mia voterà contrario a questa proposta di deliberazione. Grazie. Zotti, Uniti per Porto Recanati. Anche noi manteniamo le perplessità che avevamo manifestato in ordine appunto a quelli che sono i possibili comunque aumenti, sia relativi al canone per quello che riguarda appunto il costo del carburante, che per gli extra canoni e quindi tutto quello che non è contemplato. Rimaniamo anche noi dell'avviso che la durata sicuramente dei 18 anni è una durata eccessiva,
Quindi anche noi siamo, insomma, ci mettiamo sulla falsariga di quello che ha detto il consigliere Bianchi e sottolineiamo anche il fatto di come lo stesso soggetto abbia poi peraltro l'affidamento dell'appalto per dell'illuminazione pubblica per 25 anni, quindi ciò si aggiunge ai 35 anni legati appunto alla gestione termica. Quindi Uniti per Porto Recanati vota contro. Porto Recanati a cuore, Marco Settini. Quello che sono stato, quello che è stato, cioè che noi abbiamo detto nel primo intervento, pur ringraziando il Giovanni Terrare e chi poi ha dato delle illustrazioni, non è servito comunque a modificare più di tanto quelle che erano le nostre perplessità. Penso che poi, tra l'altro, mi sembra che ci sia tra chi anche mi ha preceduto, insomma, una certa identità di vedute su queste due criticità che noi riteniamo siano un pochino o perlomeno avremmo avuto o voluto l'opportunità di poterla approfondire di più questa storia. Proprio in virtù del fatto che non abbiamo avuto questa possibilità di poter approfondire, perché i documenti, 400 pagine più o meno erano, in tre giorni non sono assolutamente, non c'è assolutamente la possibilità di poterlo vagliare e di poter dunque arrivare in consiglio per fare anche delle proposte, Porto Recanati a cuore si astiene. Grazie. Vigini, Movimento 5 Stelle è contrario per tutto quello che abbiamo detto prima. Ovviamente è possibile spiegare i 18 anni in base al progetto, però magari c'è possibilità, se c'è una volontà politica, di guardare al progetto e aggiustare queste cose, perché è come in una famiglia, no? Se adesso il capofamiglia decide, va bene, efficientiamo la casa, allora mettiamo un cappotto, poi mettiamo dei pannelli solari, poi facciamo un impianto di idrogeno, abbiamo tre macchine, compriamo tre macchine elettriche, è tutto bello, però devo spendere magari 800.000 euro per fare una cosa del genere e la banca non me li dà, perché non ce l'ho. Perché non è sano, perché se la banca me li desse dovrei affrontare poi nel corso degli anni delle spese, sostenere delle spese che per me sono insopportabili. Anche qui è un indice, sia i 18 anni sia lo sbilanciamento 80-20 piuttosto che 60-40 come nella maggior parte dei casi, è un indice, diciamo, di una criticità. Questo è secondo il nostro parere. Bene, a parte che non ho capito il discorso che hai fatto in parte, perché non mi porta, quindi va bene, questo è un altro discorso. Allora, per il gruppo, ecco, Ubaldi. Una interazione di voto, uno perché sui 18 anni volevo intervenire, perché la risposta è stata, mi sembra, data da me, data anche da Camporese, che è il tempo strettamente necessario a far rientrare dell'investimento. Poi se uno dice, vabbè, siccome però quello ha fatto l'investimento ma glielo facciamo rimangiare in 10 anni, potremmo farlo in 10 anni, ma in 10 anni paghiamo molto di più di quello che paghiamo in corso. Quindi per me le risposte non è che non ci sono state, le risposte ci sono state. Il sindaco ha detto chiaramente che la presentazione, intanto solo delle proposte tecniche, dal punto di vista tecnico richiederebbe un tempo lungo. Ma considerate che a seguito della proposta tecnica ci ha rifatto tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi, quindi magari richiede un'altra asseverazione, richiede un'altra cosa. Allora, rispetto a questo, i tempi diventano, si dilatano in modo, anche perché non è che domani mattina firmiamo la convenzione, cioè abbiamo davanti almeno 6 mesi prima di poterlo fare. Intanto abbiamo le necessità dentro i nostri edifici comunali. Per questo motivo, siccome sappiamo quanto ci abbiano lavorato la parte tecnica, il geometra in prima persona, quanto ci possiamo fidare di Camporese, per tutti questi motivi e per aver esaminato la situazione con assoluta professionalità, direi quasi dal punto di vista politico, se può dire una professionalità politica, la maggioranza è convinta di aver intrapreso la strada giusta e quindi voterà a favore. Bene, passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno.
affidamento in concessione, realizzazione di lavori e gestione impianti termici di proprietà comunale, project financing, procedure, atto fondamentale. Chi è favorevole alzi la mano. 11, contrari. Tre, astenuti, due. Passiamo al punto successivo, affidamento del servizio di tesoreria comunale sensi articolo 210 del decreto legislativo 267-2000, approvazione schema di convenzione. Assessore Sabatini. Ah, scusate, l'immediata esecutività del punto precedente, perché sennò non possiamo iniziare la procedura di gara. Per l'immediata esecutività del punto 3, chi è favorevole alzi la mano. 11, contrari 3, astenuti 2. Assessore Sabatini per il punto 4. Grazie al dottor Camporese, che peraltro mi sembra ha già preso la macchina per tornare a Rimini, e grazie anche a Geometra Re per la sua presenza. Allora, si tratta, come anticipato in commissione, viene portata in consiglio la convenzione che secondo l'articolo 210 del TUEL regola il servizio di tesoreria. Questa convenzione ha necessità di essere appunto approvata dal Consiglio Comunale prima di essere la base della gara d'appalto, sulla quale appunto poi sarà data evidenza per l'affidamento del servizio tesoreria. È una, la gara insomma verrà affidata alla stazione unica appaltante dell'Unione Montana, e tale convenzione è un modello di convenzione diciamo standard che è appunto fornito dall'AGID. Quindi diciamo poco altro c'è da aggiungere. La convenzione ha una durata di 3 anni più 2 di proroga, quindi per un totale di 5 anni, e quindi una volta approvata, come ripeto, come ho già detto, una volta approvata da questo Consiglio Comunale viene poi messa a gara, e quindi potranno partecipare gli istituti finanziari che lo renderanno opportuno. Grazie. Interventi? Nessuno. Dichiarazione di voto. Zoppi. Uniti per Porto Recanati si astiene. Porto Recanati d'accordo, voto favorevole. Movimento 5 Stelle si astiene. Insieme alla gente, voto favorevole. Cittadinia, sono usciti? Ah, bene, quindi sono usciti. Allora, punto. Al momento non c'è. Allora, oggi sono assenti. In questo momento sono fuori, assenti. Passiamo alla votazione. Punto 4. Affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267-2000. Approvazione schema di convenzione. Chi è favorevole al Filavano? 12. Astenuti? 1, 2, contrari, nessuno. Immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. 12, astenuti, 2, contrari, nessuno. Punto 5, sentenze giudice di pace di Macerata, inerente sanzioni codice della strada, ZTL e altre sanzioni codice della strada. Riconoscimento debito fuori bilancio per il pagamento spese legali, 14ª destinazione avanzo di amministrazione, accertato in sede di rendicontazione 2019. Assessore Sabatini. Si tratta appunto della 14ª destinazione dell'avanzo di amministrazione, si tratta della tipologia di spesa che può essere iscritta come debito fuori bilancio, è la sentenza del giudice di pace di Macerata. Sono più di 3 sentenze nello specifico che riguardano sanzioni per il codice della strada, per un totale di 309,70 e
viene applicato appunto l'avanzo di amministrazione che poi dopo questa applicazione risulta libero accertato per 206.667.71. Grazie. Dichiarazione di voto o interventi prima? Dichiarazione di voto. Uniti per posto Recanati si astiene. Sì, no, io volevo fare, Salvo Piccini, Movimento 5 Stelle, un intervento più che altro qualche riflessione su questa delibera, perché ormai sono diverse volte, diversi consigli comunali che vediamo debiti fuori bilancio. Non finirà qui per la ZTL. Quindi non sembra che finirà lì, lo sappiamo già. Non sentiamo niente. Queste sentenze che sono state emesse da più giudici riconoscono che l'azione sanzionatrice dell'amministrazione comunale è stata illegittima e per cui adesso dobbiamo pagare. C'è stata una mancata osservanza delle disposizioni sulla ZTL, tanto è vero che anche il Comune di Porto Recanati ha deciso di rideterminare nel 2019 sia l'ampiezza che la segnaletica della ZTL. Non è vero? Sì, sì, sì. Ora, pure se non sono un giurista, però penso di capire che se con queste premesse probabilmente anche nei ricorsi abbiamo il rischio che queste sentenze siano conformi al primo grado di giudizio. E volevo fare al sindaco un paio di domande riguardo la ZTL. La prima è relativa alla cosiddetta indennità del raggiungimento degli obiettivi. Quindi quello che volevo chiedere era se per l'anno 2018 è stata corrisposta l'indennità al dirigente del servizio che è stato artefice di questa controversia, perché ha avuto un impatto così negativo sull'immagine della città. E la seconda domanda invece è più di ordine etico-morale, diciamo di sprone, cioè qual è il ragionamento? Facciamo finta che i ricorsi che sono stati presentati e vinti, che li vediamo in continuazione arrivare a questi consigli comunali, riguardino più o meno un ventesimo delle sanzioni che sono state comminate, no? Per un'infrazione che si sta dimostrando su questi ricorsi non dovuta, illegittima. Cosa facciamo nei confronti degli altri automobilisti, i quali hanno ritenuto che l'amministrazione fosse invece un presidio di legittimità e correttezza amministrativa? Cosa facciamo? Facciamo un'estorsione? Cioè, questi qui ci hanno avuto fiducia nell'amministrazione e il cittadino medio, questa è la fiducia che c'ha nei confronti delle istituzioni. La proposta che faccio al sindaco è questa: prima ancora di aspettare le pronunce della magistratura, se il sindaco non ritenga in autotutela anche di immagine di restituire ai cittadini che non hanno fatto ricorso ciò che al momento sembra essere ricavato da una attività illegittima, anche se questi cittadini non hanno, ricordo anche ai colleghi consiglieri, ma tanto lo sapete, una volta evidenziata la criticità di un atto già emanato, questo può essere annullato o sospeso o revocato da chi quell'atto l'ha approvato. E anzi, se l'atto fosse palesemente illegittimo, come sta venendo fuori per quasi tutti coloro che hanno fatto ricorso, insomma, statisticamente è forte, se ci fosse un test del chil quadrato verrebbe fuori una correlazione molto forte. L'autotutela apparirebbe doverosa secondo noi. Quindi questa è le due domande che faccio al sindaco. Grazie. Allora, molto velocemente, l'atto non è palesemente illegittimo. I giudici di pace hanno agito in una certa maniera, la prefettura in molti casi ha agito in maniera diversa. E addirittura chi ha fatto ricorso, in alcuni ricorsi, perché la prefettura cosa fa? Dice che il ricorso non è fondato, manda al comune l'obbligo di trasmettere l'atto di pagamento avverso il quale l'utente può fare ricorso al giudice di pace. È stato fatto ricorso al giudice di pace. In diversi casi il giudice di pace ha dato ragione all'atto di pagamento e quindi è stato annullato, non annullato, hanno pagato quindi ricorsi che peraltro erano tutti uguali, fotocopia, cambiato solo i nomi,
che erano tre fotocopie, no? Una per via Battrengo, una per via Galilei e una per qua giù. Quindi ci sono stati dei casi di annullamento. Quindi questa palese illegittimità non mi pare, anche perché i ricorsi sono stati fondamentalmente circa il 5% di quelle che sono state le sanzioni. Allora, se sul 5% delle sanzioni io ritengo un atto illegittimo che il 5% ha ricorso, mi sembra che sia proprio è fumo, è roba che non esiste, è roba da non pensare, e non abbiamo fatto nessuna rapina a nessuno. Quello che è stato modificato anche su richiesta del abbiamo approvato anche una mozione di Città Mia, con la quale abbiamo detto sì, ok, cerchiamo di migliorare, abbiamo aggiunto alcuni cartelli che non sono quelli obbligatori per legge, ma sono di più, perché quando è stata fatta quello che era obbligatorio per legge c'era, punto e basta, e nessuno può dire di no. E oltre non abbiamo potuto riperimetrare la zona, perché la zona ZDL deve essere una zona chiusa, così ci dice il nostro tecnico, per cui abbiamo fatto quello che era possibile. Anzi, a seguito delle linee guida fatte prima circa i primi di metà giugno dal Ministero, che finalmente ha detto che varco attivo e varco non attivo poteva indurre a intendimenti diversi, anche se secondo me se ci fosse stato scritto solo varco attivo e varco non attivo sì, ma quando c'è scritto ALT per prima cosa e poi varco attivo, in tutte le lingue del mondo ALT vuol dire che uno di solito bisogna che si ferma, però da noi no, cioè bisogna scriverci LE oppure un'altra cosa. Ecco, detto questo, invece di varco attivo o varco non attivo è stato sostituito con ZTL attiva, ZTL non attiva, mi sembra che sia molto più chiaro. Per quello che riguarda l'indennità data al comandante, eccetera, è un'indennità che abbiamo dato sicuramente in maniera molto semplice, l'abbiamo data in maniera ponderata, quindi quella è, quello rimane, e rispetto ai problemi che non sono solo della ZTL a Porto Recanati per un comandante dei vigili urbani, ma per tantissime altre cose che chiaramente comprendete, quindi non c'è bisogno che ve le elenco, perché siamo tutti persone a un certo punto che di mondo capiamo, conosciamo, molta gente pure già stata in amministrazione e molta gente ha seguito queste cose, voglio dire, per cui mi sembra che ho risposto a quello che intendeva dire, che poi se l'intendimento invece era solo quello di dire vabbè, adesso facciamo un po' di caos nel senso buono, mica nel senso cattivo, va bene lo stesso, perché tanto ognuno c'ha il suo ruolo. Grazie. Prego. Ma devo dire che io francamente non volevo questa sera intervenire su questo argomento, perché ormai se ne è parlato tanto. E come lei ben ha riconosciuto, signor Sindaco, se ne riparlerà anche più avanti, perché certo, arriveranno tante altre, però sono già arrivate, adesso il prossimo consiglio ce ne saranno. Mi d'accordo con lei su un paio di cose, mi permetta di spiegargliela. La prima è che parliamo di 500 ricorsi più o meno, adesso io non ho il numero statistico perfetto, ma su questi 500 mi pare che probabilmente quelli che hanno dato ragione all'amministrazione, non so se arrivano 8, 10 o quanti sono. Sicché parliamo di un divario enorme, cioè non stiamo parlando di un metà e metà che al limite poteva creare un dubbio. C'è stata una chiara presa di posizione che può essere accettata più o meno personalmente da questa amministrazione, dei giudici di pace, i quali hanno ritenuto, e dato che sono giudici hanno tutto il diritto di poterlo fare, hanno ritenuto appunto di dover contraddire quanto fatto da questa amministrazione in merito della ZTL. La seconda è su un dato statistico. Lei, signor Sindaco, mi cita il 5%, che è un dato reale, per carità, però io faccio una considerazione diversa, e la considerazione è che su 500 ricorsi, come vi dicevo, 490 hanno dato ragione, e di conseguenza
su questi 500 ricorsi il dato è totale, quasi parliamo di un 90%. La fortuna è stata che probabilmente solo 500 hanno deciso di aprire ricorsi, altrimenti probabilmente questo comune sarebbe andato in default se avessero probabilmente tutti aderito o fatto ricorso. Anche se facessimo quello che ha chiesto Pisini. No, ma io non entro nel merito di quello che ha detto Pisini, non rispondo all'intero, io devo solo chiarire questo aspetto che per noi è abbastanza importante. Se devi, non so. Dichiarazione di voto, scusa. Ah, in merito appunto al punto numero 5 delle sentenze del giudice di pace di Macerata, porto le canate a cuore, voto favorevole. Allora, Pisini ha fatto l'intervento. Sì, è preso l'atto comunque obbligatorio per i debiti fuori bilancio, quindi votiamo favorevoli. Bene, intervento e dichiarazione di voto, perché non abbiamo fatto l'intervento. Lei l'ha già fatto, sì. Io aggiungo soltanto a quello che diceva il sindaco a seguito dell'ultimo intervento di Marco Settimio. Allora, diciamo che il 100%, perché in qualche caso è trattato di invalidi, cioè di persone con invalidi, e quindi quello non ci siamo né, ma mai ci siamo opposti, ma che rimane anche in merito a quelli che avevano fatto ricorso al giudice di pace. C'è gente che ha detto che c'aveva l'invalido a bordo, che c'aveva la macchina, ma siccome se non è schedata o se l'avesse fatto notare subito non gli sarebbe manco partita, ma evidentemente tolto quelli. È il 100% dei ricorsi alla prefettura, che ne siano 10 o che ne siano 20 o che ne siano 30, il 100% ha dato ragione al comune. Sono pochi, ma la cosa strana. Risposto perché c'era l'antica parte. Quelle non gli abbiamo risposto, e anche nel caso del coso, quella anche la prefettura ci ha detto, cioè uno ne prende atto, punto e basta. Per quanto riguarda il discorso del ricorso alla quello che ci è sembrato strano, siccome vedo che lei è informato, allora è quello che ci è sembrato strano è che il testo del ricorso alla prefettura è identico al testo del ricorso al giudice di pace. Il giudice di pace ci ha dato torto. La prefettura, che ha fatto sentenze di 3 pagine, se non mi sbaglio, 3 o 4 pagine, quindi argomentando tutto, ci ha dato ragione. Quando sono tornato al giudice di pace ha dato ragione alla prefettura, e quindi di fatto ha confermato il fatto che dovesse essere pagata la multa, che a quel punto diventa, se non mi sbaglio, 250 euro o qualcosa di. Quindi poi come agiscono i giudici è un'altra cosa, ma questo non inficia la validità del provvedimento. Anche perché Marco Settimio, lei ovunque vada nel mondo, io ovunque vado in Italia, se pio la multa con il cappello non mi viene neanche niente per niente che fare corso. Anche se non vedo, lei vada a Firenze, lei vada a Milano, mi dica che lei è la segnaletica maggiore della nostra. Io dico questo per citare, io parlato, però. Sì, però non c'è, lei ha dato un tono che francamente io non voglio sapere, perché io ho fatto per 30 anni, ho girato in Italia e so benissimo come si deve comportare a livello di guida, a livello delle cose, io non me devo venire a dire questo. Il mio discorso era solamente l'intervento che io ho detto io. No, solo una cosa, io intendevo che probabilmente il discorso riguarda, dovrebbe vedere a questo punto le motivazioni, per capire nell'interesse a quello che lei mi dice. Noi siamo tra l'altro talmente convinti di quello che abbiamo fatto che stiamo facendo i ricorsi al giudice, al tribunale ordinario rispetto alla sentenza del giudice di pace. Siamo talmente certi di avere le ragioni, ma che è quello che non è, mi scuso se il tono l'ho usato, ma era semplicemente un modo di esprimersi, niente di più, ma è quello che avviene in tutto, in ogni parte. E a nessuno non ce ne viene mai in mente, qui da noi altri è partita questa cosa, è andata nei termini, quindi per questo motivo, cioè poi che pagare destinare il fondo a questo tipo l'avanzo di amministrazione a questo tipo di intervento ovviamente non è che ci faccia piacere, assolutamente no, e non dovrebbe far piacere a nessuno tra l'altro, perché con gli stessi soldi si possono fare interventi per la città. Dichiarazione di voto? Va avanti, vice sindaco. Comunque ovviamente noi siamo assolutamente favorevoli. Allora passiamo alla votazione del punto 5, sentenze giudice di pace di Macerata.
inerente a sanzioni codice della strada, ZTL e altre sanzioni codice della strada, riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese legali, 14esima destinazione avanzo di amministrazione, accertato in sede di rendicontazione 2019. Chi è favorevole alzi la mano. 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Portano i conti? Immediata esecutività? Chi è favorevole alzi la mano. 13. Astenuti? 1. Contrari? Nessuno. Punto 6. Regolamento commercio su aree pubbliche, modifiche. San Paolo. Consigliere San Paolo. Sì. Sono modifiche, come abbiamo detto in commissione, quasi tutte tecniche, però le vediamo uno a uno in modo tale da capirle meglio. Allora, la modifica all'articolo 2, comma 1, lettera B del regolamento dice autorizzazione all'esercizio del commercio sulla Repubblica mediante l'uso di posteggio, le disposizioni di cui prima era un articolo di legge regionale, adesso la legge regionale è stata cambiata, quindi prima era articolo 41 della legge regionale, adesso l'articolo 38-3 della legge regionale. L'articolo 2, comma 1, lettera D, è lo stesso, prima era articolo 42.8 della legge regionale, adesso è 42.7 della legge regionale. Poi andiamo con l'articolo 3, comma 1, lettera B. Diciamo che prima le concessioni erano decennali, adesso sono dodicennali, quindi si è modificato da decennale a dodicennale. Lo stesso è stato fatto nell'articolo 16, comma 2, che tutti i titolari di concessioni decennali sono diventati dodicennali. Per quanto riguarda l'articolo 23, allora andiamo, no, prima passiamo, andiamo per argomenti normativi, esigenze normative e soccorsi. Allora, l'articolo 23, comma 3, il titolo autorizzatorio è rilasciato dal responsabile dell'ufficio commercio, adesso non c'è più il responsabile dell'ufficio commercio, ma responsabile dell'ufficio SUAP, quindi è stato cambiato da commercio a SUAP. Poi passiamo alle esigenze organizzative. Praticamente all'articolo 9 noi avevamo definito le fiere, gli orari delle fiere. L'articolo 9 prima era un articolo unico nella quale era messa dentro sia la fiera di apertura estate, che è il terza domenica di giugno, che quella di agosto, la terza domenica d'agosto. Abbiamo visto che gli orari li dovevamo modificare perché non possono terminare tutte e due alle 23.30, perché agosto c'ha un senso, ma giugno no. Allora abbiamo messo che la fiera d'estate di giugno è dalle 8 alle 20, e devono lasciare gli spazi liberi entro le 21.30, salvo situazioni particolari concordate con il comando della polizia locale. Significa che se uno deve uscire prima delle 20 perché si sente male, la polizia locale può dare l'autorizzazione, quindi è un cambiamento d'orario, mentre invece la fiera di agosto rimane con il fine alle 23.30 e per lasciare libero il posteggio entro le ore 01 del giorno successivo. Poi abbiamo cambiamenti di esigenze commerciali, qui l'ha chiamato l'ufficio, ed è l'articolo 4,1. Nell'articolo 4,1 si specificava quali sono gli stalli del mercato invernale e del mercato estivo, perché voi dovete sapere che noi abbiamo due tipi di mercati: il mercato invernale, che era composto da 121 stalli, e il mercato estivo, che era composto da 129 stalli. Adesso due persone hanno perso il posto per vari motivi, o perché non si sono presentati più, o per eccesso, o per situazione che non hanno pagato, quindi passiamo da 121 stalli a 119. Mentre invece nel mercato stagionale estivo, sempre da giovedì,
5 persone hanno perso il posto, quindi passiamo da 129 stalli a 124 stalli. L'ultima modifica riguarda il posteggio di via, un posteggio che era all'articolo 13, posteggio fuori mercato, sono tutti quei posteggi isolati. Praticamente c'era un posteggio che non è stato mai assegnato in, per prodotti ittici di metri quadrati del Toto, che era un posteggio situato in Corso Matteotti. Ma qui c'è un errore, non può essere in Corso Matteotti, perché in Corso Matteotti la vendita è vietata sia con posteggi fissi che itineranti. Lì era via Loreto, quindi abbiamo corretto da Corso Matteotti a via Loreto. Dopodiché questo posteggio, quando sarà stato fatto con una segnaletica adeguata, verrà dato a bando come dice la legge regionale. Io ho concluso. Grazie. Consigliere, interventi? Dichiarazione di voto. Uniti per Porto Recanati si astiene. Porto Recanati a cuore, voto favorevole. Movimento 5 Stelle, voto favorevole. Senza Rente, voto a favore. Bene, passiamo alla votazione del punto 6, regolamento commercio su aree pubbliche, modifiche. Chi è favorevole alzi la mano. 13, contrari, nessuno, astenuti, 1. Immediata esecutività, no, non è che stavolta non, è, non c'è immediata esecutività. Bene, punto 7, patto tra sindaci per il clima, energia. Penso che abbiate letto qual è il l'humus di questo patto tra sindaci, quindi evito di leggervi tutto, è un discorso ovviamente che comincia nel 2007, dove, quando l'Unione Europea ha votato il documento Energia per un mondo che cambia, all'inizio impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, che è arrivato, e aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e addirittura il 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico. Nel tempo, queste cose non sono mai prese, difficile prenderle di petto, insomma. Nel 2008, la settimana europea dell'energia sostenibile, la Commissione europea ha lanciato il patto dei sindaci, con lo scopo di coinvolgere le amministrazioni comunali per raggiungere gli obiettivi citati e ridurre sempre entro il 2020 le emissioni di CO2 e del 20%. Nel 2015, in occasione della cerimonia congiunta del patto dei sindaci e della strategia di adattamento, che è nato tra l'Unione del Patto dei Sindaci, lo stesso è Measure Adapt, diventa un'iniziativa che ha come quadro di riferimento il contesto della politica europea, cioè diventa il pacchetto 2030 sul clima di energia. La strategia di adattamento dell'UE, adottata dagli Stati membri dell'UE, e la strategia dell'Unione dell'Energia. Quindi, addirittura il Patto dei Sindaci per il clima e l'energia definisce un impegno con una visione condivisa per il 2050, al fine di affrontare le sfide che conosciamo, cioè accelerare la decarbonizzazione dei nostri territori, contribuendo a mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto dei 2 gradi, rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i nostri territori più resilienti, e qui su come aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori, garantendo quindi un accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti. Quindi questi sono gli indirizzi. Mi pare che stasera, con il punto dell'ordine del giorno, abbiamo iniziato in un certo senso, perché lo scopo fondamentale fondamentalmente è questo, quindi ridurre i consumi, ridurre le emissioni e aumentare l'efficienza energetica, e il discorso sui nostri territori più resilienti,
già in varie situazioni, tipo il contratto di fiume e tipo alcune ipotesi che si stanno facendo su non solo sulla destinazione di alcune anse del fiume a livello di depurazione, quindi di diminuzione anche di CO2, perché con piante autoctone che possono utilizzare, riuscire a depurare automaticamente l'acqua nel momento in cui le invadono e poi quando diventano depurazione senza emissione di nulla in atmosfera. Addirittura si stanno studiando degli asfalti drenanti in maniera da evitare che in caso di piogge, di piene eccetera, l'acqua non corra ma comunque venga assorbita, quindi ritorna in vena e cose del genere. Esistono già in alcuni paesi europei, mi è capitato di vederli, hanno fatto qui delle prove e ci sono dei comuni che stanno su alcuni pezzi di strada provando a fare questo tipo di discorso. Ovviamente anche la situazione locale deve essere tale per cui facendo una cosa del genere poi riusciamo a far passare l'acqua sotto, perché se sotto è comunque impermeabilizzato questo non si potrà fare. Però stiamo lavorando dietro a diverse cose. In base a questo, quindi, noi chiediamo di deliberare, di condividere e approvare la proposta formulata dalla Commissione europea del patto dei sindaci per il clima e l'energia, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali, alla realizzazione di iniziative per ridurre nelle città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti della vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l'attuazione di un piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Dare atto che il patto sarà sottoscritto dal sindaco e l'avvenuta adesione sarà immediatamente comunicata alla Commissione europea, impegnarsi alla predisposizione e all'adozione entro 2 anni dall'adesione formale del piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. Nominare quale responsabile del procedimento il dirigente del settore ambiente, quindi settore quinto. Perfetto. Ci sono interventi? Avete la bozza del patto dei sindaci che vi è stata mandata? Sì. Con tutto il discorso delle successive valutazioni e implementazioni. Prego. No, sarò piacere del Movimento 5 Stelle. Molto velocemente, sicuramente questo patto va nella direzione giusta, quindi siamo favorevoli alla sottoscrizione. Quello che vorremmo dire è di porre però anche un'attenzione particolare per quanto riguarda l'ambiente e soprattutto a livello cittadino al discorso polveri sottili, che non c'entra in questo caso con questa firma, però impatta molto violentemente, con 8.000 morti all'anno in Italia, con delle conseguenze diciamo immediate, mentre in questo caso invece si va col COP 20-20-20 a diciamo migliorare le cose per gli anni a venire, ecco. Riguardo a questo, sai conoscere perfettamente la legge regionale, il decreto che hanno fatto sul il discorso dei mezzi Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 5, eccetera. Sono convinto che a livello generale sia una cosa molto importante. Non abbiamo noi i dati, che non ho capito dove hanno preso i dati, per mettere Porto Recanati dentro gli 8 comuni. Prima o dopo ci rimanderanno. In ogni caso, abbiamo già in piedi l'ordinanza, ma che riguarda sì le auto, ma fondamentalmente che riguarda soprattutto gli oli combustibili che si possono utilizzare per, fino a oggi, per il riscaldamento, addirittura tipo di legno, di pellet, tipo particolare, ecco, quindi non si potranno più utilizzare e questa e c'è l'ordinanza pronta da firmare entro domani addirittura, anche perché la scadenza è il 1° di novembre, siamo arrivati. Altri interventi? Faccio anche la dichiarazione di voto, perché a questo punto è un discorso brevissimo. Questa adesione quindi di fatto è soltanto un punto di partenza, praticamente un passaggio formale che poi vedrà dei passaggi successivi.
Nel riporto di Uniti per Porto Recanati comunque abbiamo sempre dato un valore rilevante appunto alla sostenibilità, alla tutela dell'ambiente e della salute. Votiamo a favore e quindi ci auguriamo che da qui questa amministrazione mostri una sempre maggiore sensibilità nei confronti di questi temi, sensibilità che insomma ad oggi secondo noi poi non è stata mai così espressa, quindi ci attendiamo, al di là appunto dell'adesione a questo patto, la promozione di progetti che vadano proprio nel senso della sostenibilità, di una maggiore vivibilità per la nostra città. Votiamo a favore. Ma Porto Recanati indubbiamente sostiene questo tipo di discorso in quanto si rivolge indubbiamente a un argomento di grande attualità e vicino alle richieste della nostra comunità. Pertanto il nostro voto è favorevole. Grazie. Insieme alla gente ovviamente sostiene questo patto e questo indirizzo. Bene. Dico solo che comunque Porto Recanati qualche cosa ha fatto, perché solo il discorso di essere riusciti a firmare tra 18 comuni il contratto di fiume, che è stato l'ultimo arrivato ed il primo a essere firmato, quindi in regione addirittura ci fanno i complimenti, dice come avete fatto a mettervi d'accordo 18 comuni così velocemente, non l'abbiamo capito. Ma perché abbiamo comunque partecipato ogni volta alle riunioni, alle discussioni, e devo dire che è un bel risultato. Ovviamente poi le azioni conseguenti sono state messe in piedi e alla fine il problema è sempre il Dio denaro, ma stiamo a livello europeo cercando di inserirci in diverse linee di finanziamento. Stiamo nel senso come contratto di fiume, quindi i 18 comuni che portano avanti questo tipo di discorso. Votiamo. Chi è favorevole all'approvazione del punto 7, patto tra i sindaci per il clima e energia, così come ne abbiamo parlato, alzi la mano. All'unanimità, immediata esecutività, perché se lo firmo dopo domani, no, non lo so quando è, quindi votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole, alzi la mano. All'unanimità, ci fosse la firma, grazie, buona serata.